Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Chiese Pini invece è una giornalista molto esperta, allora chiedo, sono io che ho una meraviglia, uno stupore infondato, e questo così ti consente anche di fare una domanda al governatore friulano. Non mi meraviglia le dichiarazioni di Fedriga e mi offro davvero lo spunto per chiedergli qualcosa nel merito, perché c'è sempre stata nel centrodestra, che ha deciso di sostenere il governo Draghi, quindi Forza Italia Lega, una parte diciamo così più filo draghiana, più filo governista, no? Non c'è mai stato mistero di queste diverse anime. E nella Lega, per esempio, Giorgetti, lo stesso Fedriga, lei governatore, Zaia, si sono sempre espressi in maniera più favorevole di altri, anche all'interno del vostro stesso partito, rispetto all'azione di Draghi e del suo governo. Ora, la cosa che è successa subito dopo la fine, diciamo così, del governo, è che in Forza Italia ci sono stati nomi di grande peso, autorevoli ministri del governo, l'ultima Mara Carfagna, che hanno deciso di fare un passo indietro rispetto a Forza Italia, proprio in polemica con quella decisione. Io volevo chiederle come ha visto queste fuoriuscite come scelte di coerenza e perché nella Lega non è successa la stessa cosa, e lei che cosa avrebbe fatto al posto di quei ministri se si fosse trovato in una condizione di non condivisione rispetto a determinate linee? Ma guardi, noi abbiamo fatto una proposta, penso l'ho detto anche pubblicamente in interviste prima della crisi di governo che scoppiasse, come Lega in modo unitario abbiamo detto una cosa, mi sembra di assoluto anche in questo caso di buon senso, che proseguire l'esperienza doveva prevedere l'esclusione dei 5 Stelle, che avevano fatto quell'azione totalmente destabilizzante che ha creato di fatto la crisi del governo, perché avere il governo Draghi, che ribadisco, io ho una grandissima stima e penso che abbia operato molto bene, ma con una forza come 5 Stelle, che abbiamo provato più volte nell'esperienza anche quando noi eravamo al governo, con una forza di veti incrociati, di voti contro il governo stesso, non ci siamo, abbiamo detto, non si può andare avanti in questo modo. Dall'altra parte, il Partito Democratico di fatto ha detto, senza i 5 Stelle no, noi non siamo disponibili ad andare avanti, e quindi si è arrivata a quella situazione, ovviamente una posizione perché voleva garantirsi, cosa che poi non è avvenuta, ma la permanenza dell'alleanza PD 5 Stelle. Questo non è avvenuto e questo ha portato ad arrivare al giorno della fine del governo Draghi, purtroppo devo dire, ma con delle condizioni che oggettivamente erano improponibili, pensare di far finta di niente, ma lo dico a tutela del governo Draghi stesso. Lei pensi se il giorno dopo, se si avvalorava una tesi di questo tipo, il giorno dopo qualsiasi forza politica sul provvedimento che gli piaceva un po' di meno decideva di non votare la fiducia, sarebbe stato qualcosa però, di insostenibile per il paese. Draghi era stato molto chiaro nel dire no, per esempio, no? Quello che lui ha chiamato un ultimatum dei 5 Stelle, 9 punti, vi ha chiesto ai partiti un patto, no, per proseguire, non poteva bastare questo per far continuare di altri 5 mesi, poi si parlava appunto di 5 mesi, un'esperienza di governo in cui molti di voi credevano, continuano a credere appunto. Allora, ribadisco se passava la logica che un movimento qualsiasi poteva avere un atteggiamento nel quale non votava la fiducia al governo di cui faceva parte, voi capite che è il momento in cui salta la maggioranza, che era già una maggioranza molto complicata, non una maggioranza politica ma di larghe intese, ed era insostenibile, perché a quel punto il giorno dopo Forza Italia, la Lega, PD, l'EU, chiunque poteva arrogarsi il diritto quando si accettava quella cosa là. Allora, noto però nelle sue parole ancora una punta di amarezza per la fine di questo governo. Questo non impedisce evidentemente Fedriga di occuparsi anche d'intesa con chi resta per il disbrigo degli affari correnti ad affrontare questioni cruciali che per il territorio, come l'avvertenza di Varsila. Io assicuro fin da ora che continueremo a seguire questa avvertenza e mi auguro, Fedriga, che potremo seguire anche passo passo assieme la soluzione migliore. Ci dobbiamo fermare. Grazie Presidente.